Ehi laggiù ormai, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio estemporaneo di Mountain Blade Warband. Ho alcuni problemi, cioè nel senso ho bisogno di un po' di tempo per iniziare la serie di X3, ho bisogno di un po' di tempo per fare il prossimo episodio di Mindtest, quindi ho detto beh, perché non facciamo un episodio estemporaneo di quello a cui sto giocando nel tempo libero, e quindi eccomi qui. Continuerò una partita che ho già iniziato qualche tempo fa. Non so se conoscete il gioco, Mountain Blade Warband è un RPG abbastanza simulativo della Tale Worlds Interactive. E molto bellino, soprattutto se vi piace la simulazione medievale, di combattimento medievale, se vi piacciono le grandi battaglie campali. E, questo è il mio personaggio, livello 24, ho questi attributi, queste skill, queste proficiencies. Se non conoscete il gioco dirò qualche cosa mentre gioco, ma non è un tutorial, quindi faremo giusto un pochettino un giretto nel mondo di Warband. Come parti ho un piccolo esercito davvero piccino perché sono 96 componenti e ci sono dei miei companion, però hanno soltanto 4, Jermus, Mira, Marnid e Bunduk. E poi ho dei soldati che hanno di base la fanteria e dei Nord, la cavalleria degli Svadia e degli arcieri dei Vaegir. Sono un vassallo dei Vaegir e al momento controllo il castello di Smirala, che potete vedere qua in alto, e il villaggio di Sumbuja, che vedete qua. Adesso ho girato tutto, va bene. Avendo appena completato un torneo, sono anche andato a visitare, qua c'era una festa degli Svadia che hanno tenuto qua al castello di Suno. Ho avuto occasione di incontrare delle belle donnicciole, si può anche fare la corte, ma non ho ancora iniziato a fare la corte a nessuna in realtà. Anche perché è un po' difficilino scegliere, perché ci sono parecchie donne ma sono quasi tutte bruttissime, cioè nel senso qua c'è l'elenco di tutti i personaggi del gioco. E molte sono brutte, cioè guardate che faccia. Cioè, la maggior parte hanno delle facce proprio questa. Ah no, è un vassallo nel senso che ok. Vive. Allora, vediamo se troviamo per caso qualche. Purtroppo i Vaegir al momento non sono in guerra con nessuno. Ogni tanto vanno in guerra con i Nord, che sono questa. I Vaegir sono quelli bianchi, possedimenti bianchi. I Nord sono i possedimenti azzurri. Ogni tanto vanno in guerra, ma al momento non siamo in guerra, quindi non ho nessuna battaglia campale da fare. E qui sotto ci sono i Saranid. Qua ci sono i Khergit, i Rodok, gli Svadian e quali devo dire tutti, Vaegir e i Nord. Allora, visto che non ci sono battaglie, quasi quasi andiamo a controllare qua nell'arena se ci suggeriscono qualche posto dove andare. Ciao Mazzetesse, sono contento di vederti di nuovo, anch'io. Non ci saranno dei tornei nelle città vicine prossimamente? C'è un torneo a Kurav. Ottimo, perché a Kurav posso anche approfittare per vendere un po' di sale che ho nell'inventario, che avevo comprato tempo fa. E magari posso comprare anche un po' di. Posso vendere anche un po' di pottery. Ho un po' di roba da svendere. Facciamo un salto in su. Mi piace. È apparso un covo dei banditi della foresta. Facciamo che salvare. Che per fortuna mi permette di uscire senza salvare, perché purtroppo sono un po' nabbo, seppure la difficoltà sia bassa. Allora, vediamo un attimo qua. Aspetta, seguite me, perché ho paura di perdere qualche uomo. Perché qua i covi dei banditi della foresta sono un pochettino incasinati, perché non vedi bene. I banditi della tundra invece, o i banditi del mare, sono molto più comodi da
vedere e bloccare, diciamo, perché non essendoci la vegetazione è molto più ti lancia frecce su quel tipo. Faccio passare la voglia, eh. No, mancato. Ok. C'è qualcun altro qui in giro di sicuro. Chi è, dov'è? Ah, sono sempre lassù. Sono tutti lassù. Come viene a scalare la montagna, va? Togliti, mira, Cribbio! Allora, cerchiamo di fare una manovra di tanto aggiramento, qua non è che possiamo fare il gran giro. Unduk ce n'ha tirato giù uno. Spero che siano tutti i miei compagni. Ah, sono morti tutti qua? C'è tempo di arrivare qua? Erano già morti? Ok, adesso sono giù là. Magari ne approfitto dell'altura. Allora, prima persona. E vabbè, ma me l'hanno già tirato giù. Ah, ce n'è uno qua. Solo non sfasciarmi lo scudo. Ho fatto mancarlo. Ecco. L'altro? Ah, sono laggiù, guardali. Schifosi. Yeah, headshot. Ok. Mi miglioro anche un po' con l'arco. Tanto momenti finiscono. Ah, non ne ho ancora 20. Ok. Headshot. Wow, preso. Preso, yep. C'è ancora qualcuno in giro? Pongo di sì, dov'è? Lassù forse. Ah, lo vedo, andiamo. Sta menando i miei altri compagni, quindi. Ah, sono in due. Sono glitchati insieme, ma sono due. Beh, adesso sono zero. Ce n'è ancora qualcuno in giro? Suppongo di sì, ma dove? Qui ce n'è due, uno da questa zona. Con Kanche mostra in pratica. No, Kanche, Backspace. Mostra dove sono piazzate le truppe nemiche. Quindi indicativamente puoi capire. A due sono qua. Tre. Ma ho io un'armatura molto più resistente della loro, quindi. Non abbiamo troppo problemi contro questi banditi. Più che altro ho paura che secchino qualcuno della mia squadra. Ma se sono Companion non è un problema, perché i Companion sono immortali, nel senso che vengono messi al tappeto se finiscono la vita, un po' come il protagonista, non c'è il permadeath per i Companion. Mentre invece le truppe regolari, quelle là sì, muoiono. E se per caso muoiono, devi reclutare e assoldare delle altre truppe. Ehi! Sto venendo ammazzato. Vedi? Guardati le spalle la prossima volta. Abbiamo vinto? Sì, credo di sì. Yes! Allora, oltre ad aver fatto un po' di esperienza, ci pigliamo anche un pochettino di provviste. Adesso vorrei mettere un pochettino ordine qua nell'inventario, perché è un po' un casino. In disora, allora mettiamo il cibo all'inizio, che è quello che consumo. Ok. Grano, pane, ok. E beh, qua ho dell'altra frutta, degli altri cavi, vabbè, tutto in disordine. Vabbè, lasciamo così per ora. Anche se no, aspetta, facciamo un pochettino più di ordine. Perché poi quando vendo quella roba là, se no. Là ho anche dei libri che sto leggendo, che fanno aumentare delle skill. E.
In fondo ho dei cavalli per aumentare la velocità e degli altri libri che invece ritieni nell'inventario aumentano le tue capacità. È un po' come avere un'enciclopedia dietro, nel senso che sai, ho degli stacchi iniziati. Quanto odio gli stacchi iniziati. Vedi, fin tanto che ce l'ho nell'inventario mi dà un più uno a un'abilità. Allora, prendiamo un po' tutta sta roba dai tizi. Oh, mi è andato anche del grano, ottimo. Ottimo, in realtà vale poco il grano, però. Però lo mangio, quindi va bene. Non dovrò comprarlo. Allora, adesso noi stavamo andando a Kurav, se non sbaglio. Andiamo a Kurav, così ne approfitteremo anche per vendere questo loot che abbiamo trovato. Ah, il Canato di Kharijit e il Sultanato dei Saranid hanno fatto pace. Ottimo, a me non me ne frega niente. A me Mino si dice. Però non mi interessa perché alla fin fine non ci tange per nulla, sono dall'altra parte della mappa, tra l'altro, quindi. Allora, il torneo, però vorrei un attimo andare prima dal mercante. Allora, la birra non è che costi chissà quanto, cioè chissà quanto in poco, cioè non è che sia particolarmente economica. Al sale uno glielo vendo, ottimo, ne avevo solo uno, sì. 2,62 è un buon prezzo, io lo vendo sempre se mi danno più di 2,55. O certe volte quando mi danno di più comunque di quanto l'ho acquistato. Dipende anche da quanto l'ho acquistato. Mettiamo del grano all'inizio magari qua. Facciamo così. Ho degli stack già iniziati. E vediamo invece la pottery se comprano dei vasi. Sì. Questi li ho pagati a meno di 70, quindi 110, 100, più quello che più di 100 è un'ottima cosa. Un po' di ordine. L'inventario è sempre un casino, perché si disordina troppo in fretta. Perché o quando acquisti prendi lo metti in ordine, però se devi prendere tanta roba ti conviene fare control click, ma control click lo metti nel primo spazio disponibile. Ricevo 1083 denari, che è un'ottima cosa. Vediamo se hanno delle buone armi da vendere, ma niente che mi interessa in realtà, perché sono già abbastanza messo bene, sia come armi che come armatura. Anche qua di armatura. Potrei prendere i guanti questi qua con le placche, diciamo, e non con la cotta di maglia, ma non mi conviene comprare, cioè mi costano 1800 per guadagnare 5 di body armor quando ho già 55, cioè tipo 10% in più. Mi interessa particolarmente. Elmi migliori non ne hanno, ma niente di che. Cavalli è difficile trovarne uno più forte di questo, almeno uno che sia più comodo, perché io voglio un buon maneuver. Perché faccia giri rapidamente con curvature strette, quindi quello credo che sia il migliore del gioco che c'è per ora. Allora, andiamo un attimo a vedere la taverna, se per caso troviamo qualcuno. Allora, Wandering Skald è uno che ti insegna le poesie da dire alle morose. Watchman, questo è un mercenario. Ransom Broker è per vendere gli schiavi, ma non ho schiavi al momento. Ma è così piccola la tavernetta qua a Kurav. Questa qua è la locandiera che. No, quella di Goldoni. È la locandiera che ti permette di offrire birra agli abitanti, ma non voglio. Pago. Le denari. Non c'è nessuno qua negli appartamenti. No, non c'è nessuno. Ogni tanto si trova qualcuno. L'altro qua in fondo. No, è un bagno, una latrina. Ogni tanto si trova qualcuno, ma niente. Il carino è che le taverne sono quasi tutte diverse, nel senso che. La salviamo prima di iniziare il torneo. Nel senso che ogni città ha la taverna, il castello, la corte che sono un pochettino diversi tra gli altri. Allora, scommettiamo su noi stessi e andiamo a combattere. Visto che la difficoltà è bassa non dovrei avere troppi problemi. Poi ho anche i giavellotti. Ah no, non ho i giavellotti, ho l'arco. Quindi sarà un pochettino più incasinato, ma anche troppo. Riuscissi a fargli un headshot? Spero che non stia laggando, perché mi sta laggando l'audio a me. Questo gioco ha un po' di problemi perché S1 è andata e l'altro è andato. No, headshot al cavallo? Come ho fatto a fare un headshot al cavallo? Sì, mi sta laggando l'audio. Io spero che voi vediate bene. Cioè,
vediate e sentiate bene perché mi sento tutto storto. Boh, l'avevo registrato un'altra volta, ma mi ha laggato a bestia. Ho sistemato un po' OBS, ma non sono sicuro che abbia risolto il problema. E adesso sentire con tutti questi disturbi audio, ho paura che sia successo qualcosa che non doveva succedere. Perché mi inizi a laggare brutalmente. Anche perché con tutti questi movimenti qua. Tra l'altro non è una battaglia campale, perché in battaglia campale se ci sono 150 soldati contemporaneamente, più cavalli è un brutta bestia per il computer da registrare anche. Cioè, fintanto che lo gioco da solo non è un problema, ma se devo anche registrarlo può diventare problematico. Ok, mi sembra di che l'audio si sia sistemato. Abbiamo seccati, sì. Ok, scommettiamo di nuovo su noi per il prossimo turno. Di nuovo l'arco. Il problema dell'arco è che se rimango a piedi sono fregato brutto, ecco. È un torneo in pratica squadre a eliminazione che appunto quando si man mano che si va avanti allora. Cerchiamo di non farci ammazzare, magari. Yes, ho seccato il cavallo, fammi seccare anche lui. Ok. Lasciami perdere, ti spacco la bottiglia. Che non vuol dire niente. Dai, e muorici. Old sister. Come ha fatto a parare con lo scudo? Ma... Ehi! Ok. Headshot. Ok, ma quasi quasi se questo ha... No, i giavellotti quello, non mi piacciono i giavellotti. Perché sono più scomodi e più... Scomodi dei... Ma sono rimasto da solo contro tre gialli, oddio. Potrei farcela, però inizia a diventare un pochettino più complicato. Mi sarebbe... Ah no, c'è anche un verde. Non c'è nessuno con una spada, Cribbio. Allora, vorrei ottenere magari una spada shield. No, quello è sempre il. Ho il cavallo quasi morto, Cribbio. Rimango a piedi, sono fregato. Quello ha la daga, anche la daga è troppo corta. Cribbio, sono a piedi, sono a piedi, sono a piedi, sono a piedi. Per fortuna gli altri. Sono a cavallo, fintanto che... No, Cribbio mi ha tirato giù. Ok, avevo ammazzato abbastanza gente, quindi mi hanno graziato e mi hanno fatto andare al prossimo turno. Quindi per ora sono ancora in campo. Ma continuo ad avere st'arco del Menga. Ma siamo tutti con l'arco? Ok, dovrei potercela fare perché ne ho seccati due, quindi dovrebbero graziarmi anche se per caso dovessi non farcela. Dammi la spada, dammi la spada, dammi la spada. Ehi, 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 heavy practice sword, ok. Vai, no, 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 no. Ok, adesso... Yep. Tra l'altro alcuni sono anche dei nobili della zona, perché come potete vedere Jarl Marayir è uno Jarl, cioè un nobile diciamo dei Nord. E quindi ci sono anche... E poi possono esserci anche dei nostri companion o degli altri companion in generale, e, oltre a soldati generici, quindi è anche carino da quel punto di vista. Ok, siamo uno contro uno sto giro. E ho colpito il cavallo. No, ho colpito anche lui. Non mi sfuggirai. Oddio, ho seccato il cavallo. Ma ho anche colpito lui. Togli sto scudo, togli sto scudo. Ok. No. Yeah. Aia. Yes. Sono
Secondo me era invece un mercenario, Hired Blade. Ok, siamo nella finalissima. Oddio, ho i giavellotti. E colpisco il cavallo, no. Falle un headshot col giavellotto è la cosa più bella che ci sia. No, non lo scudo. Aia. Aia. Lo scudo non le muore, non le crepa lo scudo. Non seccarmi il cavallo, sennò sono guai. Ok. È a piedi, se non altro questo mi dà più possibilità di muovermi. Se ho più movimento di lei dovrei essere a posto. Il problema è che devo continuare a fuggire, essendo che lei ha armi da mischia e io no. Cioè, in realtà posso equipaggiare il giavellotto come lancia, ma non sono bravo con le lance, quindi preferisco stare alla distanza e colpirlo, anche perché lei non ha armi da distanza. Mannaggia, sto scudo del Menga. Ok, dovrei cercare di colpirla quando non ha lo scudo, ma quando... Aia, ecco, porca la miseria, va a finire che ci perdo, va a finire che ci perdo. Questo o la va o la spacca, quindi... O l'ammazzo, un altro uno di danno, porca miseria, non posso rischiarmela così tanto. Vai. Yes! Yes! Headshot! Proprio quando ha tolto la guardia con lo scudo, bam, in faccia. Yeah. Ottimo, abbiamo preso una vagonata di soldi e l'onore. Vediamo se nel castello c'è anche una festa oppure no. Strano perché non mi dice Join the Feast, però effettivamente visto che non sono granché... No, non c'è una festa, c'è solo lo Jarl e sua figlia. Questa non è malaccia, Lady Alfrid. Allora... Questo è lo Jarl del castello. Il discorso del andare a visitare il castello per vedere se c'è una festa è perché se trovi una ragazza. Ah, questa non mi conosceva, per esempio, Lady Alfrid. Infatti dice: devi essere mazzetesse. Abbiamo giusto avuto l'onore di vederti. Distingue. No, di vedere che sei distinto nel recente torneo. Quindi, grazie, Lady Alfrid. Il fatto appunto che se incontri una ragazza dopo il torneo, puoi andare a dedicarle il successo e che ti aumenta le relazioni. Per esempio, My lady, I would like to dedicate my success in this recent tournament to you and to your beautiful eyes. Ok, non è una di quelle che ama particolarmente i tornei, perché è salita solo di 4. Nelle migliori dei casi sale tipo di 8, passa da 0,8 all'inizio. E dice, why? Thank you, you are most kind to do so. Cioè nel senso dice, bah, sei gentile, ok, però non è che si sente chissà che esaltata. Investighiamo un po' sulla sua vita. Ah, Cribbio è la moglie, ma porca, non mi sai, adesso me lo dici. La moglie di Jarl Haeda e la sorella di Jarl Aelric. Questo è Jarl. Beh, scusa, tu sei Haeda, cioè sei la moglie di Haeda e sorella di Aelric, ma sei con Marahir? Io non ho visto niente, fate pure le vostre cose, non... No. Ah, tra l'altro non volevo farlo intenzionalmente, cioè nel senso che potevo fare tab e uscire, ma siamo entrati in quello che è la corte del nostro, cioè del castello di Kurav, come potete notare. E c'è la gente che cammina, ci sono i negozianti che vendono le cose, che sono un pochettino fissi. Ehi, compra le mie armature. Comprate le mie armature. E se ci parli puoi appunto dire...
paio di cose. Beh, cosa dice la gente in questi giorni? Niente di nuovo. I prezzi, il tempo, la guerra, le solite vecchie cose. Ok. Se invece dici voglio vedere il tuo quello che vendi, ti fa vedere la roba che abbiamo visto un attimo fa, è la stessa che abbiamo visto prima. Però è carino il fatto che c'è tutta la cittadina, quello si è buggato. Mi scusi, signore, ha dei problemi? Di tratto si possono chiedere anche delle informazioni, come state, cioè qual è la ricchezza del villaggio, in che cosa commerciano, quali sono i rumori, cioè i rumori, le voci, cosa si dice intorno. Vediamo cosa dicono le voci. Ah, non ha niente, non ho sentito niente di interessante, come l'altro, le solite vecchie cose, niente di interessante. Questa è una bella signora. Tra l'altro, il ridicolo di Mount & Blade Warband è che i modelli sono basati sulle armature. Nel senso, praticamente qualsiasi persona abbia la mia stessa armatura al mio stesso fisico. Ok? Questo vuol dire che, per esempio, le donne, quando vestono l'armatura maschile, sembrano degli uomini, perché praticamente sono in tutto e per tutto con il fisico maschile. Mentre invece, se un uomo, se ti capitasse di trovare un vestito da donna, e a me è capitato perché se ci sono dei companion donna, hanno solitamente all'origine dei vestiti da donna, tipo questo, e lo metti al tuo PG uomo, gli viene il seno automaticamente. Beh, è una roba assurda. E boh, quindi. Questo torneo l'abbiamo fatto, possiamo anche salvare. Adesso cosa potremmo andare a fare? Potremmo andare a fare un po' di giri da queste parti, perché se troviamo dei bandi. Là di solito ci sono dei Sea Rider. Ah, vediamo se tra l'altro mi sarà salito di livello qualcheduno qua, vero? Ok, ho dei warrior, ho un veteran, cribbio, buono, buonissimo. Quanti ne volevo tenere però di veteran? Non volevo tenerne forse così tanti, effettivamente. Torniamo un attimo al nostro castello. Che è qua giù in fondo. Ah, tra l'altro questo è il guadagni settimanale, guadagni e spese, allora. Ho un come si chiama? Un fabbro Akurav che mi ha prodotto praticamente un paese di niente. Ho uno che produce sera, seta, a Rivaceg. Poi, appunto, possedendo il castello di Smirala, ho preso le tasse da Sumbuja e ho pagato lo stipendio ai miei soldati, lo stipendio ai soldati che ho nel castello. Quindi in totale ho guadagnato poco e speso poco. No, beh. Per un early game, cioè nel senso siamo solo al giorno 300 e qualcosa, quindi sono discrete cifre, ecco. Ho di nuovo. Aspetta un attimo, perché ho di nuovo dei soldati da upgradare. E facciamo così. E qua l'Ismiral Castle vorrei andare a gestire un po' la garrison, perché qua ho. Ah, ok, li sto portando a veteran, sembra, perché effettivamente. Effettivamente qua c'ho veteran. Allora prendiamo un po' di altri warrior per fargli aumentare. Perché se stanno nel castello non salgono di livello. Mentre invece se ce li hai dietro con te, oltre al fatto che tu li alleni ogni giorno, alla sera prendono dei punti esperienza, o se combatti e fai dell'altra esperienza, prendono appunto punti. E quindi tenendoli qua con me, li faccio salire di livello e poi quando sono di livello più alto li rimetto nel castello a difendere. Tanto adesso siamo in pace, quindi anche se sguarnisco un po' il castello, non è un problema. Qua tra l'altro stavo costruendo il messenger post, ci mancano 24 giorni. Ho solo 117 uomini qua, che è un discreto numero, paragonato al mio party, che se ne sono in 104, di cui appunto alcuni sono presi in prestito, diciamo là, dal castello. No, ma io sto andando su. Ma se guardiamo degli altri posti, tipo Vercheg, probabilmente hanno una media di difesa molto più alta. È finita la tregua tra il reame dei Rhodox e il sultanato dei Saranid. E questo vuol dire che potrebbero ridichiararsi guerra in un prossimo futuro. Allora, andiamo verso Vercheg, vediamo un po'. Ho adesso dei soldati di nuovo che possono essere upgradati. Due veterani, ottimo. E uno che diventa warrior.
Buono, buono, buono. Allora, andiamo un attimo. Ah, tra l'altro non ho guardato quanto è qua effettivamente. 345. Più 17 sono i prigionieri. 345 sono davvero, davvero, davvero parecchi. Anche se... hanno soldati in generale meno... No, vabbè, ce ne hanno alcuni messi bene. Però la maggioranza sono i Nord Trained Footmen, che non sono forti come i Warrior. E i Nord Footmen sono ancora più scarsi dei Nord Trained Footmen, e quindi... Allora, andiamo un attimo alla taverna, voglio vedere se trovo qualche companion, perché a me mancano ancora dei companion dal gruppo che volevo istituire. Ah, vediamo cosa hai in vendita. Ma posso accumulare due Book of Healing, cioè uno ce l'ho già. Dubito che possono scalare insieme. Allora, questi qua li ho letti tutti e due. Questo non l'ho ancora letto. Però ha bisogno di 11 di... Ma ce l'ho 11 di intelligenza. L'arte del combattere con la spada e... Metodo dei teoremi meccanici. Però per ora ne ho già due che sto leggendo. Quindi magari li comprerò più in là. Perché ho il De Re Militari che sto leggendo. E il Retorica del Rhenium. Che tra l'altro il De Re Militari non lo so. Ma la Retorica del Rhenium è effettivamente un libro vero. E ne ho letto pezzi. È, se non sbaglio, di Cicerone, ma non vorrei dire una cavolata. Vediamo un attimo molto brevemente. Retorica ad... Che ce l'ho mai usato? Ad Arrhenium. Ah, ok, attribuito talvolta a Cicerone, non ho sbagliato troppo. Non è però di mano ciceroniana e l'autore è sconosciuto. Alcuni studiosi l'hanno identificato con un certo cornificio di cui parla Quintiliano, ma senza alcuna certezza. Ok, il più antico trattato di retorica in latino, che è databile attorno al 90 a.C. Ok, interessante. Me le ero perse queste cose. Tra l'altro credo che abbiamo registrato un fracco di roba, quindi vabbè, adesso i libri non li compro questi perché mi costano un po' di soldi. Treatise of on the Value of Things mi chiede 11 di intelligenza e che ho, ma ho anche i 12 e ho anche il 9, ma sono 5.400, 7.300, 7.000. Sono una discreta cifra, ok che ne ho 61.000, però per ora lasciamo perdere, nel senso che prima nothing thanks, prima ci occupiamo di finire di leggere quelli perché poi sono dovuto tenerli nell'inventario un sacco di tempo. Sale, sale, sale. Allora, vediamo di fare un po' di ordine e poi compriamo sale. Costa poco, non pochissimo, ma poco, visto che in genere... Formaggio 31 è buono. Lo compro, questo no, uva no, anche perché dura pochissimo. Cioè 10 vuol dire che 10 soldati che la mangiano ed è già finita, costa 67. Pesce ne abbiamo ancora? No, forse abbiamo solo questa qua. 17 pesciolini qua. Un po' di pesce lo comprerei. Non è economicissimo, ma non è neanche caro. Frutta credo che ne abbiamo abbastanza. Tre panieri di frutta. Ok, uno è quasi finito. E ne compro un paio. Va bene, cavoli, non ne hanno altri. Ho l'inventario praticamente pieno di cibo. Ma credo che ci vorrà poco per finirlo se vado a stare a leggere, perché se ti fermi per leggere devi tipo accamparti oppure stare in un castello a pernottare. Se il castello non è tuo paghi per il pernottamento perché stai all'osteria, quindi non è un'ottima idea. Se stai in un tuo castello, in un tuo villaggio non paghi, però l'esercito continua a mangiare cibo e mangia cibo più in fretta di quanto non sia normalmente e quindi... Non acquistandone altro finisce molto rapidamente, quindi quando leggerò i libri finirà molto rapidamente. Ma credo che per oggi possa essere tutto, credo di avervi annoiato a sufficienza, ho divertito, bah, io spero che vi sia piaciuto questo video estemporaneo. Noi ci vediamo con il prossimo video che spero sia il più presto possibile, ma non posso garantire la programmazione per ora fino all'inizio di ottobre, non sono sicuro di come sarà messa la programmazione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'avete ancora fatto e a lasciare un commento, soprattutto per dirmi se conoscevate già il gioco oppure no,
insomma, cosa ve ne è sembrato di questo episodio. Un salutone a tutti. Ciao ciao!